Ciao a tutti, oggi vediamo come creare modelli 3D a partire da oggetti bidimensionali come i testi e le curve. Negli scorsi video abbiamo visto come creare oggetti tridimensionali partendo da primitive, quindi solidi già in tre dimensioni, e modificandone vari aspetti e proprietà. Ci sono però un sacco di casi in cui è molto più comodo e facile utilizzare oggetti bidimensionali, come appunto le curve, dette anche spline, per realizzare oggetti anche molto complessi. Partiamo dall'esempio più semplice, che è quello di un testo. In Blender ci basta andare in Add oppure Shift A per aggiungere un elemento, cercare testo. Vedete che ci viene creato nel centro della scena, lo spostiamo. L'oggetto testo in realtà è un po' una via di mezzo perché è un oggetto già pronto di Blender che ci permette appunto di modificare anche quello che c'è scritto, il font, eccetera. Infatti vediamo a destra che è spuntata questa nuova tab con le proprietà dell'oggetto dove possiamo appunto modificare per esempio l'allineamento, la spaziatura e altre opzioni. Se vogliamo intanto per cominciare cambiare quello che c'è scritto, basta entrare in Edit Mode e semplicemente usare la tastiera. Usciamo da Edit Mode. Come facciamo a farlo diventare un oggetto 3D? Ci basta estruderlo, quindi noi abbiamo visto l'estrusione per quanto riguarda le facce, ma ovviamente possiamo farlo anche con altri tipi di oggetti bidimensionali. Nella tab c'è già in Geometry questa opzione, quindi ci basta semplicemente aumentare il valore, vedete che ci viene creato lo spessore. Non solo, perché ci sono anche altre opzioni, quindi noi possiamo un po' giocare con i parametri, per esempio del bevel, quindi andare a creare un po' di spessore sui bordi, quindi creare anche l'effetto che riteniamo più gradevole. Tutto questo è utile perché, non essendo ancora una mesh vera e propria, abbiamo tutti i controlli del caso, quindi possiamo rientrare dentro e semplicemente aggiungere il testo se vogliamo. Cambiare ancora i parametri, cambiare per esempio la risoluzione, eccetera. Se però poi vogliamo applicare tutto quello che è tipico di una mesh o lavorare in Edit Mode per modificare appunto la mesh a livello poligonale, non possiamo farlo rimanendo in questa modalità. Dobbiamo convertire questo oggetto in una mesh. Quindi col tasto destro vedete che c'è Convert to Mesh. A questo punto è sparito il menu del testo perché è una mesh a tutti gli effetti e possiamo in Edit Mode entrare e vedete che abbiamo di nuovo tutte le opzioni della modifica di cui abbiamo già parlato. Lo manteniamo momentaneamente ancora come testo, torniamo indietro e lo posizioniamo sul tavolo usando magari anche le opzioni di snap per l'allineamento. A questo punto vediamo effettivamente le curve e quello che possiamo fare. Shift A, aggiungiamo curve, vedete che abbiamo Bezier e Circle, che sono due tipologie. Proviamo a inserirle entrambe in modo da vedere diverse cose. Partiamo dalla curva. Una curva Bézier che cos'è? Per scoprirlo ci basta entrare in Edit Mode. È semplicemente una curva, vedete queste frecce che indicano una direzione perché le curve possono poi essere anche usate per altre cose come per fare appunto un percorso di animazione e quindi la freccia ci serve anche per capire la direzione. Ma le curve Bézier sono delle particolari forme che ci permettono di modificare appunto il percorso della curva tramite non solo dei punti come in questo caso, quindi abbiamo il punto di inizio e il punto di fine, ma ogni punto ha delle specie di maniglie di controllo che ci permettono di modificare la forma. Quindi se io sposto il singolo vertice abbiamo questo tipo di modifica, ma posso andare sulle maniglie e agire sulla posizione per creare appunto una forma morbida che ci servirà per usare il minor numero possibile di punti per creare le nostre geometrie. Come facciamo però a far diventare questa una forma tridimensionale? Come sempre andiamo nel menu a destra e vediamo che sotto geometri abbiamo varie opzioni. C'è sempre l'estrusione, che in questo caso non c'è molto utile perché ci crea semplicemente un piano, quindi dipende da quello che vogliamo realizzare. Però è più facile che ci possa servire il bevel. Il bevel cosa fa? Crea di fatto una circonferenza, uno spessore a questa curva. Se andiamo a modificare i valori, vedete che è come se fosse un cilindro, ma della forma della curva che abbiamo selezionato. Quindi, per esempio, questo è molto utile per creare tutte quelle forme regolari, ma che si svolgono lungo il percorso, come per esempio un tubo, un cavo, eccetera. Nella nostra scena, per esempio, potremmo usarla per creare il cavo che porta, per esempio, al mouse. Beh, per farlo, come si fa? È molto semplice. Se noi intanto andiamo a metterci uno spessore anche un pochettino più spesso del normale per lavorare. Possiamo entrare in Edit Mode, come sempre non siamo in una mesh ma siamo in una curva e quindi quello che vedremo è sempre la curva con i suoi punti. Ci conviene lavorare in due dimensioni visto che non ci serve la profondità, ma
quindi stiamo sulla visione dall'alto, e ci andiamo a spostare i punti. Noi vogliamo che parta circa da qui, poi lo andiamo ad aggiustare, e finisca all'incirca da queste parti. Dobbiamo chiaramente editare un pochettino la direzione. Ora possiamo un attimo andare a vedere. Ora possiamo editare meglio. Quindi questo ci permette di creare forme anche abbastanza complesse, ma con un numero di punti molto molto basso. In questo caso semplicemente 2. La cosa comoda è che in ogni momento noi possiamo andare a modificare il percorso, aggiungere dei punti e soprattutto andare a modificare per esempio lo spessore. Adesso per esempio è troppo spesso per un semplice cavo di mouse, quindi possiamo andare nelle opzioni e andare a modificarlo. Come abbiamo detto prima, anche in questo caso, fin tanto che noi lo lasciamo così, continua a essere una curva con un effetto applicato sopra, per così dire. Quindi potremo sempre modificarlo. Se invece vogliamo trasformarlo in una mesh, perché vogliamo lavorarlo a livello appunto di modificatori o di edit mode, allora ci basta schiacciare col tasto destro, fare convert mesh, però perderemo la possibilità di andare a ritoccare queste opzioni. Per le curve però non si finisce qui, perché ci sono altre cose che si possono fare. Per esempio, prendiamoci questa curva, ce la andiamo a duplicare e andiamo ad azzerare per ora il bevel. È possibile utilizzare una seconda curva, quindi per esempio questo cerchio, per dare la forma alla geometria che viene estrusa verso questo percorso. Che cosa significa? Significa che io posso dirgli, invece che crearmi tu lo spessore, che è questo, prendi la forma di questo oggetto. Come lo andiamo a selezionare? Quindi prendiamo il contagocce, selezioniamo il cerchio e vedete che ha creato di nuovo il tubo. Apparentemente non è cambiato nulla. In realtà la differenza è molto importante, perché io adesso posso andare a modificare questo oggetto. Io posso dare qualsiasi forma, non per forza un cerchio, al mio oggetto 3D. In questo caso uguale a prima, perché io ho dato un cerchio, ma se io gli dessi una forma diversa, ovviamente avrei un risultato diverso. Tanto per cominciare, se io scalo questo oggetto, vedo in diretta le modifiche. E in seconda battuta, se io entro in edit mode e modifico questo cerchio, cerchiamo di mantenere le modifiche sul piano bidimensionale, quindi non andare a introdurre modifiche sull'asse Z. Se io per esempio vado a modificare la forma, vedete che effettivamente la forma dell'oggetto mi va a cambiare. Io adesso gli do questa forma un po' strana, tipo come se fosse una specie di scivolo, per farvi capire che tutte le modifiche che faccio vanno appunto a creare la forma. E quindi io con due semplici forme bidimensionali vado a creare oggetti tridimensionali anche piuttosto complessi. Questa cosa è molto utile in diversi casi, perché immaginiamo per esempio di dover fare, come in questo caso, uno scivolo o una cosa più comune, una grondaia che passa per tutto il tetto di un palazzo. Non devo creare un oggetto 3D, mi basta una forma bidimensionale che mi fa il percorso e una forma di base che mi fa per esempio la parte appunto concava. O ancora può essere il battiscopa, il corrimano di una ringhiera, di una scala di un palazzo, il guardrail di una strada e via così. La cosa però non finisce qui, perché c'è un ulteriore uso delle curve estremamente importante. Le curve possono essere usate anche per creare dei solidi di rotazione. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono tutta una serie di oggetti che hanno una loro regolarità e che è molto più veloce modellare a livello di profilo, che viene poi ruotato lungo un asse. Facciamo un esempio. L'esempio classico è il modello di una bottiglia. Quindi facciamo una nuova curva. Per maggiore chiarezza ci spostiamo in un punto libero. Cerchiamo sempre di ragionare in due dimensioni e creiamo il profilo della nostra bottiglia. Questo tra l'altro ci dà l'opportunità di vedere per esempio come aggiungere nuovi punti. Facciamo prima di tutto la base e in questo caso, giusto per vedere appunto come fare, possiamo anche decidere di non usare una curva Bézier, ma per esempio utilizzare una forma squadrata. Quindi non vogliamo una linea curva, ma una linea netta. Come si fa? Basta andare col tasto destro, andare su Set Spline Type e invece che Bézier, come adesso, andiamo a creare una poly. Quindi semplicemente noi abbiamo una linea retta. Quindi noi andiamo tranquillamente a farci per esempio la nostra base. Per aggiungere un punto, sia in un caso che nell'altro, basta cliccare E e andare ad estrudere. Ci facciamo una bottiglia un pochettino più squadrata. Ora andiamo a modificarla perché non è esattamente precisa. A questo punto dobbiamo farla diventare una forma tridimensionale. Per farlo basta andare nei modificatori, aggiungere un modificatore. Vedete che sono diversi come quantità rispetto a quando lavoriamo in mesh, perché sono oggetti di tipo diverso, quindi non è possibile fare esattamente le stesse cose. Andiamo in screw
vedete che ha ruotato il nostro oggetto. Ovviamente non è la forma che ci aspettavamo. Perché? Perché la rotazione può essere fatta su tre assi diversi. Chiaramente di default non è stato preso l'asse che ci interessa. Infatti se andiamo qui abbiamo tutte le opzioni, ci basta cambiare l'asse su cui ruota ed ecco che abbiamo trovato la nostra forma tridimensionale. Abbiamo ovviamente la nostra bottiglia pronta, la cosa comoda è che noi in qualsiasi momento, andando in edit mode, possiamo cambiarne la forma semplicemente cambiando i punti. Quindi mantenere il controllo in maniera molto molto semplice. E facciamo un ultimo esempio molto rapido ma estremamente importante. Uno dei casi in cui si usa maggiormente questo tipo di modellazione è proprio per creare oggetti, per così dire, che hanno un interno, cavi, come per esempio il caso di un bicchiere o il caso di un vaso, in cui deve esserci anche una parte aperta che guarda verso l'interno. Questo ovviamente rende molto semplice creare l'oggetto per rotazione. Vediamo subito come fare. Aggiungiamo una curva, facciamo una forma molto rapida giusto per andare veloci. Lasciamo la Bézier, possiamo cliccare E per estrudere, oppure possiamo selezionare i due punti, cliccare col tasto destro, Subdivide per creare appunto un nuovo punto intermedio fra i due già esistenti. Ipotizziamo di avere questa forma, che è il profilo di un vaso, e andare a creare il vaso come abbiamo fatto prima. Modificatore, Screw, ovviamente asse X, ed ecco che in pochissimi clic abbiamo creato il nostro vaso. Come sempre possiamo modificarlo in qualsiasi momento, se vogliamo, e lo andiamo a riposizionare. Lasciando la forma aperta, quindi rispetto all'asse di creazione, noi abbiamo lasciato uno spazio vuoto, abbiamo creato di fatto un solido con un buco al centro. Qui però c'è da introdurre un discorso molto importante, che vediamo appunto nel prossimo video, perché, come voi noterete, in questo caso, l'oggetto 3D in realtà non ha uno spessore. Lo abbiamo sempre modellato partendo da oggetti solidi e quindi abbiamo oggetti che sono chiusi, ma all'interno di queste forme in realtà non c'è niente. Infatti vedete che questo non ha uno spessore. Questa forma, così com'è, di per sé è scorretta e introduce il problema delle normali, che sono un aspetto molto importante della modellazione 3D, non solo per questi casi, ma in tutti quei casi in cui ci sono oggetti che devono essere visti anche dall'interno, perché altrimenti poi non verranno visualizzati correttamente, e anche nel caso in cui dobbiate importare o esportare dei modelli 3D in modo corretto. Fatemi sapere, come al solito, se questo video vi è stato utile e noi ci vediamo appunto al prossimo video.